Ok, no, 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 basta, adesso, scendi, scendete tutti, forza. Se non stai zitto io ti sparo in faccia, se non stai zitto, hai capito? La devi smettere, di insultare le persone altrui, la devi smettere di insultare mia mamma, hai capito? Perché questo è un colpo che stiamo facendo insieme, ok? E se non ci fidiamo l'uno dell'altro al 100%, è meglio che finiamo qua. Ti sparo una bel proiettile in testa e finiamo qua la situazione, ok? Se vuoi continuare questo colpo, lo continuiamo. Se no, puoi andartene a casa, guarda, il deserto è lungo, te ne puoi andare a piedi tranquillamente. E nessuno ti dirà niente, nessuno ti insulterà, nessuno ti dirà niente. Ok? Però devi smettere di dire cavolate. Ok? Oh, scusate signori per questa interruzione, ma veramente potevo passare inosservato, Dai, torniamo su che dobbiamo iniziare, che abbiamo, tempistiche abbastanza strette. Comunque, salve a tutti, siamo qui con un nuovo video. In questo video, ragazzi, continueremo la serie sulle rapine. In questo episodio, come vedete, siamo completamente corazzati, bardati, anti qualunque cosa, ragazzi, pronti per qualunque evenienza. Perché oggi abbiamo un compito importante. Oggi deruberemo delle armi importanti, delle armi chimiche, che si trovano in un laboratorio non troppo lontano da qua. Vedete, ci troviamo proprio nel deserto, ed è una zona che è utilizzata dal governo per nasconderci informazioni, ed è quello che sappiamo ormai, è chiaro, lo sanno praticamente anche i bambini all'elementare, gli viene insegnata questa cosa. Quindi ci siamo stufati di questo regime, ci siamo stufati di tutto quanto. Oggi andremo a prendere ciò che ci renderà sia ricchi che importanti, che ci darà molto potere, perché avere un'arma batteriologica, un'arma chimica, qualunque tipo di arma si trova all'interno, lì dentro, potrà farci svoltare assolutamente e ci renderà i più potenti al mondo, ragazzi. Più potenti delle armi nucleari. Proprio la... ok, ne vale la pena. Ne vale la pena o no? Anche morire per una cosa del genere. Tutto questo per salvare il nostro paese. Ragazzi, comunque, noi dobbiamo raggiungere questa, che si chiama la Human Labs, che ha un nome molto particolare, vero? Si chiama Human Labs come se dovesse essere, non lo so, la salvaguardia dell'umanità, no? Laboratori umani. Invece non è per niente umani, dato che stanno sviluppando un'arma chimica, un'arma, non si sa ancora che tipo di arma, ma lo scopriamo una volta che entreremo dentro. È tutto segreto, purtroppo. Sappiamo solamente che c'è, e lo sappiamo con certezza. Quindi oggi abbiamo un paio di cose da fare, ragazzi. Oggi siamo armati, siamo pronti, quindi possiamo far scatenare un inferno che nessuno ci potrà dire niente. Quindi, ragazzi, adesso dobbiamo solamente attraversare questa autostrada, perché praticamente il laboratorio si trova dall'altra parte di questo complesso qua di fabbriche. Perfetto, perfetto. Ok, allora mettiamo la freccia a destra. Qua ovviamente non ci sono nemmeno cartelli per la Human Laboratories, perché ovviamente deve essere un pelino nascosta, perché ovviamente non si può sapere quello che succede all'interno. Anche se poi, una volta raggiunta, è abbastanza riconoscibile. Ok, abbiamo anche poca benzina, avremmo dovuto fare benzina. Chi è che doveva pensare alla benzina qua? Chi è che doveva pensare alla benzina del veicolo, eh? Chi? Tu dovevi pensare alla benzina del veicolo? Mannaggia, ovviamente ragazzi, i colpi finiscono così. Cioè, e poi ogni tanto mi succede che mi dite: ma perché i colpi finiscono male e i compagni non aiutano? Certo, abbiamo solo degli imbecilli. Cioè, nel senso, abbiamo a che fare solamente con della gente che non lo so dove li raccattiamo, sinceramente. Loro dovevano essere i migliori della piazza. Vedremo. In ogni caso, ragazzi, eccoci qua, siamo praticamente arrivati. Come vedete, ormai iniziano ad esserci solamente trattori e lavoratori del posto, addirittura animali selvatici così proprio per la strada. Ed eccoci alla Human Labs, laboratori e ricerca. Pensate un po' sotto che nome fanno quello che fanno. Laboratori e ricerca, è incredibile. Allora, vediamo se possiamo entrare. Benissimo. Dobbiamo prendere l'accesso al laboratorio e rubare le armi chimiche batteriologiche. Quindi vediamo un secondo se riusciamo ad entrare. Perfetto, ci hanno aperto. Cioè, rendetevi conto, ci hanno aperto. Cioè, pazzesco, veramente pazzesco. C'è una sicurezza che, non esiste, è inesistente praticamente. Va bene. Allora, signori, scendiamo tutti. Le armi ce le avete? Siete pronti? Siete pronti, benissimo. Anzi, non parcheggiamo qua, perché è inutile parcheggiare qua. Fatemi parcheggiare proprio di fronte, così almeno abbiamo un modo per fuggire una volta che abbiamo preso tutto quanto. Abbiamo anche un bel po' di spazio nel veicolo, vedete? Quindi possiamo metterci tutto quello che ci serve in caso dovessimo portare via qualche souvenir. Sicuramente ci saranno delle telecamere, quindi non sarà facilissimo, ma... Ok, signori, abbiamo il primo problema, capito? Quindi adesso, come vedete, qua il cancello, la gratta è completamente chiusa. Cioè, ci sono le telecamere probabilmente che ci stanno già guardando. Sicuramente ci saranno delle telecamere, non le vedo, ma sicuramente ci saranno. Siete pronti con il plastico? Sì? Chi ce l'aveva il plastico? Chi doveva portarlo il plastico? Tu? Tu lo devi portare. Ok, allora, dammi il plastico, forza. Ok, almeno una cosa l'hai fatta. Perfetto, allora, benissimo. Adesso è al sicuro il plastico, lo dobbiamo mettere nei punti strategici, che sono esattamente quello lì, quello lassù dove ci sono gli agganci, ok? 1, 2, 3 e 4 per cancello.
Ecco fatto, perfetto. Signori, per favore, allontanatevi dal luogo. Allontanatevi, forza. Via, 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 via. Via che qua, non so se sapete che esplosione fa. Ma veramente è un'esplosione pazzesca. Quindi allontaniamoci a distanza di sicurezza, per favore. Grazie mille. Allontanatevi dalla linea bianca, questa qui, oltre la linea bianca. Benissimo, siamo pronti? 3, 2, 1, via. Perfetto, dovremmo essere in grado di aprirla adesso. Abbiamo fatto un bel po' di casino, un bel po' di rumore, eh? Sì! Wow, 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 ci sparano già, ci sparano già! Attenzione, signori, ci stavano aspettando, ci stavano aspettando, ci stavano aspettando! Ehi, andatevene da qua! Ci stavano aspettando! Wow, 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 attenzione, attenzione, attenzione! Preso, preso, preso! Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi! Ce ne sono tantissimi! Lo sapevano, ce ne sono tantissimi! Ok, piano, 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 andiamo! Piano, ce ne sono altri! Ce ne sono tanti altri, tanti altri! Ok, 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 nascondiamoci qua, signori, forza, venite con me, forza! Wow, 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 wow. Oh, caspita, oh, caspita, oh, caspita! Attenzione, 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 attenzione! Oh, quello si è nascosto bene, quello si è nascosto bene! C'è un altro, i miei compagni dove sono? Adesso si gira. Ok, 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 ok. Oh mamma quanta gente, oh mamma quanta gente. Ok, avanziamo, avanziamo, avanziamo signori, avanziamo. Forse ne abbiamo già fatti fuori un bel po', ci stavano aspettando proprio all'entrata. Guardate che storia, guardate che situazione. I miei compagni, eccolo, dai, forza, muoviti, muoviti, muoviti. Che mi sa che uno è stato tramortito e l'altro è là che sta controllando l'uscita come da piano, ragazzi, come gli abbiamo detto. Perché naturalmente abbiamo paura che ci raggirino, quindi potrebbe essere un po' un problema. Guardate quanti uomini della sicurezza pagati probabilmente dai contribuenti che ci sono, guardate quanti. Intanto lui ci sta seguendo. Attenzione, appena ne vediamo un altro, se non ci individuano, facciamo un attacco coordinato, ragazzi. Vediamo un attimo, qua libero, qua libero, qua libero, puoi avanzare, qua è libero, qua è libero. Vediamo un attimo, ok, continuiamo, attenzione qua della porta. Attenzione qua della porta. Ok. Tutto libero? Tutto libero, per forza, tutto libero, perfetto, benissimo, benissimo. Ok, signori, come vedete nella minimappa vedete il mio compagno in ogni momento, quindi se volete sapete esattamente sempre dove si trova. Ok, qua c'è veramente di tutto. Questo è il laboratorio 1, decontaminazione 1. Cold room, stanza fredda, sinceramente non lo so. Decontaminazione 2, analisi. Noi dobbiamo cercare dove si trova la bomba chimica, l'arma chimica. Non so se è una bomba o di che cosa si tratta. Avanziamo lentamente con calma perché, come avete visto, non sono nuovi agli agguati. Quindi siamo in due, uno lui sta leggermente un po' più indietro rispetto a noi, così almeno non ci colpiscono tutti con una raffica sola. Ok, entriamo qua dentro. Eccone altri, eccone altri, eccone altri. Vai, 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 colpiscilo. Ok, no, è morto, è morto, è morto, perfetto. Avanziamo, 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 compagno, avanziamo, compagno. Hai visto che ce n'erano? Hai visto? Tranquillo, tranquillo, è morto, tranquillo, tranquillo, è morto, basta, tranquillo. Lo so, lo sento anch'io, li senti i passi? Li sento anch'io i passi, attento, attento, molto attento. Stai molto attento. Wow, wow, attento, attento. Vai, 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 bravo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. L'hai fatto fuori, bravissimo. Ok, eri pronto, lo sapevo che eri pronto. Lo sapevo che ho scelto la persona giusta. Andiamo, forza. Oh mio Dio. Bravissimo. Dai, forza. Muoviamoci. Che siamo già in ritardo qua. Ci stanno aspettando lì fuori. I nostri compagni potrebbero essere in pericolo da un momento all'altro. Allora, vediamo un attimo di avanzare. L'avevo sentito anch'io. Si continuava ad andare avanti. Continuava a fare passetti. Era poco... Pensava di essere poco rumoroso, invece faceva un casino madornale, incredibile. Ok, attenzione perché qua potrebbero esserci sostanze chimiche di tutti i tipi, quindi per questo motivo siamo completamente bardati e coperti. Non sappiamo che cosa ci aspetta, attenzione. Sento altri casini qua, sento casino. Vieni qua, compagno, vieni, 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 attenzione, vieni, avvicinati, avvicinati. Ok, lo so, la distanza di sicurezza è importante, però qua ho paura che oltre queste porte li troveremo, quindi... Ok, vieni, bravissimo. Attenzione, che ho paura che qualcuno qua... Eccoli, 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 eccoli! Sta sparando attraverso il coso, hai visto? Sta sparando, sta sparando! Aspettiamo che vengano, attenzione, fermo, 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 tranquillo, tranquillo, tranquillo. Aspettiamo semplicemente che arrivi. Vediamo se si avvicina, se decide di avvicinarsi è morto. Ok, per fortuna quei vetri sono antiproiettili, apparentemente proprio fatto per le sostanze chimiche. Vieni, 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 vieni. È lì, è lì, è lì, è lì, è lì. Adesso apriamo e lo becchiamo immediatamente. Attenzione, stanno sparando, ok. Vetro antiproiettile, fortunatamente. Attento, 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 bravo, bravo, spara, bravissimo. Spara, spara, stai attento però. Stai attento, guardate. Mi state sparando ma è inutile. È inutile, il vetro antiproiettile, siete degli imbecilli. Però stiamo molto attenti perché se si dovesse aprire... Wow, wow, attento, attento, bravo, 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 bravo. Attento, sì, 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 di qua, di qua, di qua. Adesso apro e spariamo, ok? Apro e spariamo, quando apro tu spari. Va bene, vieni più verso di me, vieni più di qua, vieni di qua. Attento, attento, bravo, attento, ma devi venire di qua. Ok, vai, 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 sto aprendo la porta. No, la porta è bloccata, la porta è bloccata, la porta è bloccata. Beh, me lo dovevo aspettare in effetti che la porta sarebbe stata bloccata. Come si sblocca? Come si sblocca? Ragazzi, non lo so, mi sa che si sblocca dall'interno. Qua c'è bisogno di un tesserino, forse c'è un... Oh, ok, c'è il coso per il tesserino. Perfetto.
Attenzione, utilizziamo il tesserino, ragazzi. Vediamo di aprire questa porta. Wow, abbiamo un tesserino universale che abbiamo programmato e preparato prima. Sì, funziona, 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 funziona. Attento, vai, 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 vai. Devi sparare contro di lui, devi sparare contro di lui. Avviciniamoci. Vai, 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 vai. Perfetto, il momento giusto, ok. Oh mamma, oh mamma, oh mamma, oh mamma. Sta avvicinando, si sta avvicinando, si sta avvicinando, compagno. Vai, scambiamoci, scambiamoci. Vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti. Bravo, 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 bravo. È entrato, il nostro compagno è entrato, ragazzi. Il nostro compagno è entrato. Attenzione perché, ok, sembra che li abbiamo quasi fatti fuori tutti, ma c'è ancora qualcuno, ragazzi. C'è ancora qualcuno da qualche parte. Attenzione, qua vediamo i chimici che sono abbastanza impauriti, sinceramente. Avanziamo. Ok, ok, qua non servono altre chiavi apparentemente. Attenzione perché il nostro compagno... Ah, bravo, sei entrato già nella sua stanza. Ok, 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 lo fermiamo questo, lo fermiamo, lo fermiamo, lo fermiamo, lo fermiamo. Attenzione, lo fermiamo. Oi, dov'è l'arma? Dov'è l'arma chimica? Dov'è l'arma chimica? Dimmi immediatamente dov'è l'arma chimica. Ah, caspita, non vuole collaborare, non vuole risponderci. La beccheremo, la beccheremo comunque, ragazzi. La beccheremo comunque. Attenzione, avanziamo, 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 avanziamo. Qua a sinistra libero, sinistra libero, sinistra libero. Ok. Ok, qua dentro è una stanza, che cos'è? Di contaminazione, ok, libero, libero, libero. Avanziamo, avanziamo da questa parte. Laboratorio 1, potrebbe trovarsi lì dentro, ragazzi. E test, qualcosa sul test, quindi probabilmente è lì che si trovano le armi. Ho sentito qualcosa, compagno, l'hai sentito anche tu? C'è qualcosa che fa bip, 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 non vorrei che abbiano sistemato delle bombe. Aspettate, non mi fido, non mi fido, spariamo. Wow, 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 wow. Oh. Lo sentite che fa bip 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 bip? Qualcosa c'è, qualcosa fa bip. Ok, sembra essere qua dentro, ragazzi, probabilmente, che fa bip. Ok, bene, qua abbiamo tantissimi laboratori di tutti i tipi per produrre le armi chimiche che stanno cercando di produrre. E qua sembra ancora essere tutto libero, ragazzi. Aumentiamo, avanziamo, 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 avanziamo. Qua dentro si può aprire? No. Cosa c'è? C'è qualcuno qua dentro? Oh mio Dio. Forse fanno dei test sugli umani o sugli animali. Non lo so, comunque. Compagno, avanziamo lentamente, ok? Avanziamo lentamente, sei stato molto utile finora, sei stato molto utile, bravo. Ok, 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 forse... Ok. Bene, siamo arrivati alla fine probabilmente. Attenzione, qua è il laboratorio più importante, ragazzi, ci sono altri chimici qua. Spaventati, decisamente spaventati, non si aspettavano una cosa del genere. Vediamo qua, ok. Ok, allora, possiamo... benissimo, l'abbiamo trovate, ragazzi. L'abbiamo trovate. Queste, se combinate, possono produrre la distruzione di massa del genere umano. Quindi, vediamo di rubare questi segreti, ragazzi. I loro segreti. Vediamo di prendere quante più cose riusciamo, quante più provette riusciamo. Ok, benissimo. Ne abbiamo prese 3, dovrebbero bastare per un bel po' di tempo. Ok, adesso dobbiamo uscire dal laboratorio attraverso l'entrata principale, che è esattamente la stessa, ragazzi, in cui ci stanno aspettando i nostri altri compagni. Quindi vediamo di uscire da qua. Attenzione perché potrebbero esserci bombe, agguati e di tutto e di più, compagno. Quindi siamo veramente molto molto attenti. Potrebbero essercene altri che ci stanno aspettando, anche se veramente era una sicurezza abbastanza imponente, importante, quella che ci aspettavamo. Guardate, 5 cadaveri ci sono solamente qua. E poi vediamo quanta altra gente. I chimici ovviamente li lasciamo stare perché non hanno nessuna colpa. La maggior parte sono purtroppo stati costretti dai governi o costretti dalle multinazionali a fare delle armi del genere. Quindi è in collaborazione naturalmente con le Big Pharma, si chiamano così, ragazzi. Penso che siano collusi con le forze dell'ordine, quindi... Oh, via, 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 signori, via, forza, 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 tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro. Siamo rimasti in due? Siamo rimasti in due, mi sa che siamo rimasti in due. Perfetto, il cancello si è chiuso, come da programma. Attenzione perché ci stanno sparando completamente contro i finestrini. Ci sono poliziotti ovunque. Cosa sono? Carabinieri, carabinieri ovunque. Attenzione. Wow. Oh mio Dio, stavo. Ok, 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 ok. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Via da qua, via da qua, via da qua. Abbiamo le armi chimiche, ragazzi. Abbiamo le armi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Speriamo siano quello che pensiamo. Attenzione, stanno arrivando agenti da tutti i lati. Da tutti i lati. Oh mio Dio, ha preso. Wow. Oh caspita, ma quanti sono? Quanti carabinieri hanno chiamato per una cosa del genere? Tutti i carabinieri della contea. Non ci posso credere, ragazzi. Tutti i carabinieri della contea. Tutti quanti li hanno chiamati, dal primo all'ultimo. Non ci posso credere. Via, 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 via da qua, via da qua, via da qua. Oh mio Dio. Oh, ne arrivano altri, ne arrivano altri, ne arrivano altri, ne arrivano altri, ne arrivano altri. Perfetto, facilmente schivabili, fortunatamente, ragazzi. Facilmente schivabili. Caccia, dannaggia. Sto perdendo, sto perdendo.
Ok. Ok, sono diventato bravo a schivarli in effetti. Oh mio Dio, avete visto che roba? Quanti sono? Ma quanti sono? Ne continuano ad arrivare a fiotte. Apertura veramente incredibile. Siamo probabilmente un caso di stato, ragazzi. Siamo un caso di stato. Ok, ok. Ok, via da qua. Ok, bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Guardate quanti sono. Ok, dobbiamo usare le armi un pelino più pesanti, ok? Oh! Attenzione, attenzione. Inversione, 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 inversione. Guardate, guardate. Mai vista una cosa così, mai vista una cosa così. Abbiamo rubato veramente qualcosa di importante. Altro che dollari, altro che contanti dalla banca. Questa è una cosa importante, ragazzi. Mai visto un coinvolgimento così potente delle forze dell'ordine. Cioè, ragazzi, in tutte le serie delle rapine. Incredibile, incredibile. Ok, compagno, hai ancora qualcuna di quelle, cose, di quelle sticky? Sì, ok, le lasciamo qua, Attenzione, attenzione, attenzione. Mamma mia, non siamo riusciti a colpirle. Ne abbiamo ancora, Attenzione. Oh, troppo lontane, Ok, però... Mamma mia, oh mio Dio, perché c'è una Prius che mi arriva addosso in piena? Oh mamma, ok, non so quanto resisterà ancora questo veicolo. Non so quanto ce la farà ancora resistere questo veicolo e boom! Ce l'abbiamo fatta questa volta. Ok, 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 altre ancora. Dai, vai, e vai, attenzione. Testa coda, ci stavano facendo fare un blocco stradale lì. Proviamo a piazzarne altre sulla carreggiata, ragazzi, finché ne abbiamo. Wow, quanti sono? Siamo rimasti bloccati. Oddio. Vai. Oh mio Dio, questa era pesante, questa era bellissima. Mamma mia, ragazzi, vi giuro, non sapevo neanche in queste aree ci potessero essere così tanti agenti. Li hanno chiamati da ovunque, hanno avuto il tempo per farlo decisamente, ma... Oh mamma, dobbiamo cambiare veicolo. Tra poco dobbiamo cambiare veicolo. Abbiamo le gomme personalizzate e antiproiettile, ma purtroppo... che cosa ci fanno anche gli animali qua che scappano dal rumore, dalla polizia, degli spari, dai combattimenti? Via. Oh mamma, no. Ok. Oh mamma, che casino. Non ci credo, dobbiamo andarcene via da qua, ragazzi. Dobbiamo nasconderci. Ho un posto bellissimo in cui nasconderci. Ho il posto migliore in cui nascondersi. Aspettate un attimo, dobbiamo solamente evitare questi agenti. Dobbiamo evitarli. Ok. Ci siamo. È una galleria non troppo lontana da qua. C'è un nascondiglio nella galleria, ragazzi. È un modo per... Stiamo perdendo benzina. Come vedete, stiamo perdendo benzina da sotto. È una cosa grave. Questa potremmo fermarci da un momento all'altro, ragazzi. Potrebbe fermarsi da un momento all'altro questo veicolo. Stiamo perdendo fluidi da tutte le parti, ragazzi, con tutti gli spari che ci sono stati. Attenzione. Boom! Oh mio Dio! Oh! No, forse abbiamo esagerato. Stiamo anche prendendo fuoco. Una gomma ha preso fuoco. Attenzione. Ok. Caspita. Oh no, il mio compagno dov'è? Attenzione. Ok. Non ho via di fuga, non ho via di scampo, non so dove andare. A questa ce la dobbiamo fare. Quanti sono? Ok, non verso l'isola perché potremmo non farcela. Ok, qua stiamo schivando per bene i colpi adesso. In questo momento stiamo schivando per bene i colpi e non ci beccano. Solamente l'elicottero ci sta sparando. E per ora sembra che stiamo riuscendo a sopravvivere. Dobbiamo solamente trovare il veicolo giusto, ragazzi. E leggermente lontano dagli altri. Forse questo è quello giusto. Fermi. Ok. Dovremmo... Sì, perfetto, è vuoto. Vai con questo. Attenzione. Vai. Perfetto. Lo mettiamo sotto. Benissimo. Oh, caspita. Ok. Via con questo Volvo di carabinieri. Non avevo mai visto un Volvo di carabinieri, ma eccolo qui, ragazzi. Lo hanno utilizzato per questo tipo di... Wow! Ci hanno buttato addosso un veicolo, l'avete visto? Incredibile. Agenti da tutte le parti, non so come fare, ragazzi. Blocchi stradali ovunque, eccone qua un altro. Si ribaltano con loro stessi. Che figata, ragazzi, avete visto? Oh mio Dio. Sì, questa cosa pochissimo realistica proprio. Questa cosa è proprio poco realistica. Mannaggia. Ok. Oh
mamma mia, mamma mia. Ok, ci dà, ragazzi, ci dà un obiettivo, ci dà un nuovo obiettivo apparentemente. Dobbiamo consegnare le armi chimiche in un luogo preciso. Quindi dobbiamo cercare e provare a raggiungere quel luogo preciso, ragazzi. Vediamo dove si trova esattamente. Fatemi, aspettate, perché non abbiamo le gomme antiproiettili. Ok, si trova qua, esattamente lì di dove possiamo decollare poi con un aereo. Se ne troviamo uno e possiamo scappare da tutta questa pazzia, ragazzi. Quindi dobbiamo fare 2 chilometri, dobbiamo ancora resistere per 2 chilometri. Non ce la faccio, ragazzi. Non so se ce la farò a fare questo metro e 300. Questo chilometro e 200 metri sono quelli più difficili che abbiamo mai fatto. Abbiamo gente che ci continuano a speronare da dietro. Ah! Il trattore. Caspita, abbiamo già perso. C'è un raptor lì. C'è un raptor. È il momento giusto per cambiare veicolo. C'è un raptor, c'è un Ford Raptor. Fermi tutti. Prendo in prestito, grazie mille. Lo prendo in prestito. Scusate per la frutta, mi dispiace per la frutta. Ok, wow, abbiamo un veicolo migliore. Adesso ce la facciamo a farlo. Con il raptor, ragazzi, ce la facciamo a farlo. Mi dice, ce l'abbiamo ancora lì alle calcagna. Vai. Con questo possiamo anche andare, ragazzi, fuori strada. Quindi possiamo decisamente tagliare. Esatto. Così almeno ci stanno leggermente meno alle calcagne. Anche se sembra che ce la stiano facendo comunque. Qua a destra. Ok, ce l'abbiamo fatta. Si stanno allontanando. Ok. Sì. Non mi vengono più? No, mi hanno ancora visto. Dobbiamo lasciarlo qua. Ok, amico mio, ecco, queste sono le armi. Te ne occupi tu adesso, ok? E le abbiamo consegnate, ragazzi. Ottimo, le abbiamo vendute per $291,000, ragazzi. Vendute per $291,000 al nostro compagno, che poi le utilizzerà in altri ambiti, in altri casi. Noi scappiamo, adesso arresteranno lui se devono arrestarlo. Ma, oddio, sembra di sì, ragazzi. Noi i soldi li abbiamo avuti, almeno questo l'abbiamo avuto. Aspettate che stiamo riuscendo a fuggire. Attenzione, perché, ok, sì, ci stiamo riuscendo. Attenzione, andiamo nel punto in cui non ci vedono. Vediamo se riuscissimo a cambiare veicolo, sarebbe ancora meglio, ragazzi, se ne trovassimo uno qua in giro da rubare, come esattamente come abbiamo fatto con il raptor, perché adesso conoscono il raptor, quindi è un po' più complicata come situazione. Ma se riusciamo a trovarne uno che non conoscono ancora gli agenti, forse è il momento perfetto in cui scappare, ragazzi. È la cosa migliore da fare. Ok, ne vedo qualcuno lì. Ce ne sarà sicuramente uno aperto. Ok, lasciamolo esattamente qua. Prendiamo il quoto, che è un veicolo abbastanza diverso dagli altri. Ecco qua, scusatemi signori se siete qua a quoto. Sfondiamo il finestrino, che non abbiamo tempo da perdere. Vai. Dai, accendiamo queste auto moderne, ragazzi, che sono sempre più difficili. Ok, benissimo. Fatto. Andiamocene via come se fossimo dei normalissimi. Oh, ce l'abbiamo fatta, mi sa, ragazzi. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Ok. Bene, cosa sta facendo quel tipo lì? Sta flexando i muscoli. In bicicletta questo sta flexando i muscoli. Ma se sei secco come un chiodo, che muscoli flexi? Vecchio, che muscoli flexi? Ma di che cosa stiamo parlando qua? Vabbè, in ogni caso, noi adesso ci mettiamo qua a destra, ragazzi. Facciamo finta di essere andati al supermercato. Cambiamoci all'interno di questo veicolo. Abbiamo i vestiti normali sotto. Grazie a tutti, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi sulle sfide ferre, sulla vita reale, sulle rapine, eccetera, eccetera. In descrizione c'è il link del mio Twitch, in cui faccio live streaming ogni lunedì, mercoledì e venerdì. E anche del mio Instagram, in cui dovete seguirmi. È il social network per me più importante, che utilizzo di più, in cui vi aggiorno su tutte le novità grazie alle storie. E quindi seguitemi lì. Anche do GTA 5 per mobile, ragazzi, che è anche stato tradotto da me ultimamente, quindi spero di rilasciarvi l'aggiornamento il prima possibile. E niente, ragazzi, detto ciò, grazie a tutti, arrivederci.